What's the name of this wine? Conegriano Valdobbiadene. The right name is Conegliano Valdobbiadene. Benvenuti al primo corso della Conegliano Valdobbiadene Academy. Corso dedicato a tutti coloro che intendono migliorare la loro conoscenza delle caratteristiche che rendono questa denominazione unica e di qualità superiore. In questa lezione scopriremo i tre fattori chiave che hanno definito la superiorità del Conegliano Valdobbiadene: la natura, la storia e la cultura. Riconosceremo quindi le caratteristiche e il metodo di produzione del Conegliano Valdobbiadene. E infine condivideremo le modalità di consumo e gli abbinamenti perfetti del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. I docenti di oggi sono Giancarlo Vettorello, direttore del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene, Filippo Taglietti, responsabile tecnico del consorzio, Aurora Endrici, Wine Educator, la dottoressa Deborah Franceschi, responsabile del laboratorio chimico e di analisi sensoriale dell'Università con sede a Conegliano, e il dottor Simone Vincenzi, ricercatore dell'Università con sede a Conegliano. Il Prosecco Superiore viene da Conegliano Valdobbiadene, area collinare nel nord-est d'Italia, 50 km da Venezia, una superiorità garantita dalla legge italiana con la sigla DOCG, denominazione di origine controllata e garantita, massimo riconoscimento di qualità attribuito alle denominazioni storiche italiane. La produzione del Prosecco avviene secondo le regole di due disciplinari, quello DOC e quello DOCG, che stabiliscono la produzione delle uve, la loro fermentazione e la successiva presa di spuma naturale. Guardate questa piramide. Nella sua parte più bassa troviamo il Prosecco, un vino bianco italiano noto ai consumatori di tutto il mondo, prodotto nella zona denominazione di origine controllata, che comprende 9 province italiane tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nel cuore di questa grande denominazione, tra Venezia e le Dolomiti, si trovano le storiche e rinomate colline di Conegliano Valdobbiadene, l'area di origine più conosciuta, dove il Prosecco è superiore. Simbolo della DOCG è il Cartizze, una piccola sottozona preziosa di appena 107 ettari. Tre elementi determinano la superiorità di questo vino: il territorio, unico per microclima e composizione dei terreni, la storia, che inizia proprio 3 secoli fa qui a Conegliano nel 1876 con la fondazione della prima scuola enologica italiana, la cultura, viva in ciascuno dei processi e dei metodi di lavorazione che ancora oggi adottiamo. Come riconoscere la differenza di un Conegliano Valdobbiadene? Si parte dal colore, che è un colore bellissimo, vivace, con un bellissimo perlage, che accompagna poi tre importanti aspetti sensoriali dei profumi, profumi di fiori, di frutta matura, sempre molto eleganti. I profumi di fiori bianchi, il glicine soprattutto, e talvolta anche sfumature di frutta come la pesca, l'albicocca, e note anche tropicali con un leggero tono di agrumi che stanno nel sottofondo del naso del calice di Conegliano Valdobbiadene. Queste spiccate note di frutta, di fiori, di agrumi vengono donate al vino dalle uve che dal terroir unico nascono e sono caratterizzate proprio da una fortissima sapidità che ritroviamo poi nel gusto del vino. La sapidità rende il vino energetico per l'equilibrio prezioso che c'è tra acidi e zuccheri. La mineralità del Conegliano Valdobbiadene dipende dal terreno, dalla ricchezza minerale lasciata dal mare che migliaia di anni or sono caratterizzava e copriva le colline di questo bellissimo territorio. Abbiamo detto che il fattore primo che rende superiore il Conegliano Valdobbiadene è il territorio. Qui la natura, generosa per microclima,
per caratteristiche dei terreni e disposizione dei luoghi, rende superiore il conegliano valdobbiadene, grazie alla cultura della coltivazione della vite che trae origine dalla storia che il vino ha in questi luoghi. La qualità nasce proprio dalle prime operazioni di raccolta delle uve che rendono il prodotto così eccellente. La denominazione di origine controllata e garantita Conegliano Valdobbiadene identifica il Prosecco Superiore, che nasce nei 15 comuni collinari storici con uve poste fra i 50 e i 500 metri sopra il livello del mare e che occupano i versanti sud della fascia collinare. Il Conegliano Valdobbiadene è prodotto con uve del vitigno Glera per un minimo dell'85%, insieme a varietà autoctone tradizionali come il Verdiso, la Bianchetta, la Perera e la Glera Lunga, e vitigni internazionali come il Pinot e lo Chardonnay per un minimo del 15%. Per quanto riguarda le caratteristiche dei luoghi, le viti sono curate completamente a mano, proprio in virtù dell'asperità di questo ambiente che lo rende così affascinante. Le pendenze possono raggiungere addirittura il 70% e per questo parliamo di un vino completamente fatto a mano. Ogni ettaro di vigneto richiede fino a 600 ore di lavoro, un lavoro che è vera espressione della cultura viticola italiana. Per quanto riguarda il microclima, l'insieme di queste varietà autoctone e tradizionali trova la sua massima espressione in queste colline, proprio in virtù di inverni lunghi ma non eccessivamente freddi, estati calde e ventilate, con periodici temporali e autunni lunghi e miti. Per proteggere quest'area, i produttori hanno deciso di adottare un codice di autodisciplina per rendere questa viticoltura sempre più verde, rispettosa dell'uomo e dell'ambiente e per preservare la biodiversità di questi vigneti e delle colline. A rendere unico questo vino non sono solo le uve e la zona di produzione, ma anche il metodo di produzione di questo territorio, parte della nostra cultura e della nostra storia. Il processo inizia con la vinificazione, cioè con la pressatura e la decantazione. I lieviti naturali, aggiunti al mosto, innescano e conducono la fermentazione alcolica che avviene in questi recipienti. Al termine si ottiene il vino base, punto di partenza per la spumantizzazione. Ed è proprio a questo punto che il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore inizia quel processo di trasformazione che lo rende così peculiare. Il metodo è tutto italiano e prevede una seconda rifermentazione in contenitori a tenuti di pressione, chiamati autoclavi, come queste, in cui il vino base viene introdotto insieme ai lieviti e allo zucchero. Il metodo è stato perfezionato negli anni, adattato a questo tipo di vino, tanto che oggi si può parlare proprio di metodo Conegliano Valdobbiadene. Il metodo Conegliano Valdobbiadene si differenzia per tecnica dal metodo classico, proprio perché prevede la rifermentazione in autoclave, mentre nel classico avviene in bottiglia per mesi o addirittura per anni. Il metodo di rifermentazione in autoclave è il migliore per mantenere gli aromi primari, ovvero sviluppati dalle uve che caratterizzano il Conegliano Valdobbiadene. Questi aromi richiamano alla mela gialla e ai fiori bianchi. Il Conegliano Valdobbiadene ha un gusto del tutto particolare e per essere gustato al meglio va servito in un bicchiere adeguato, un tulipano o altrimenti detto bicchiere di prosecco. La temperatura di servizio ideale è quella che va tra i 6 e i 10 gradi centigradi. Per esprimere tutta la sua tipicità aromatica, il vino va gustato tra i 6 e i 18 mesi dalla vendemmia e va conservato in cantina a una temperatura tra i 15 e i 20 gradi centigradi, così che possa evolvere i suoi sentori verso la frutta matura. Il Conegliano Valdobbiadene si sposa alla cucina italiana leggera di mare, ai legumi, ai formaggi freschi, ai salumi, alle carni bianche e persino ai dolci lievitati. In modo particolare, l'extra dry è perfetto come aperitivo. Il brut è ideale a tutto pasto e il dry, come anche il Cartizze, valorizzano i dolci a pasta lievitata.
Il Conegliano Valdobbiadene è un vino autoctono che ha un carattere fortemente cosmopolita e grazie all'equilibrio del gusto e all'eleganza e alla finezza del profumo è in grado di valorizzare la diversità di molte cucine del mondo, specialmente quelle di pesce, leggermente speziate, le paste e le zuppe leggere. Al termine di questa lezione conosciamo gli essenziali del Conegliano Valdobbiadene, le sue caratteristiche uniche, i luoghi dove nasce, il metodo di produzione, le modalità di consumo e gli abbinamenti perfetti. Non vi resta che degustare la differenza.